L'oracolo di Delirium City si ripropose di dimostrare che l'effetto osservatore può determinare delle conseguenze anche su un oggetto sia macroscopico che privo di coscienza. L'equipe di studiosi esoterici presenti con lui elaborò il seguente esperimento concettuale che ognuno di noi potrebbe verificare. Prendiamo un elettrone che viene proiettato su una doppia fenditura e interveniamo in modo da collegare uno strumento di misurazione tale che, se rileva il comportamento dell'elettrone come particella, determina l'attivazione di un fucile che sparerà un proiettile contro un palloncino su cui avremo scritto sopra il nome Euridice. Ora, cosa accadrà? Che se l'ipotetico osservatore, che chiameremo Orfeo, vorrà osservare il comportamento dell'elettrone, voltandosi in direzione del palloncino Euridice, assisterà inevitabilmente alla detonazione, poiché avrà costretto l'elettrone a comportarsi come una particella. E il congegno collegato al fucile avrà detonato un proiettile contro il palloncino. Potremmo essere altrettanto certi che, in assenza di osservazione da parte dell'osservatore Orfeo, l'elettrone non si comporterà come un proiettile. Il dispositivo non sparerà e il palloncino Euridice sarà libero di volare libero nel cielo. Voi scienziati che osservate il Sole state effettuando esattamente una sperimentazione di questo genere, dove voi siete Orfeo, le macchie solari sono gli elettroni osservati, la Terra è vulnerabile quanto Euridice ed il Sole è il dispositivo attivato dall'osservazione di Orfeo. Tuttavia, non conosciamo le conseguenze che si propagheranno da questo dispositivo. O forse le potremmo già intuire. Arrivati a questo punto della discussione, i nostri amici scienziati già se ne saranno andati, volando tutto questo discorso pseudoscientifico come una provocazione di ciarlatani metafisici in cerca di attenzione mediatica, pensando appunto in cuor loro che tale effetto osservatore si sarebbe già dovuto verificare e riscontrare. Ma la differenza con le microparticelle e di sistemi complessi è precisamente questa, che nel caso delle microparticelle l'osservazione è determinante. Nel caso di sistemi complessi, come una miriade di piccole parti, solo alcune delle quali saranno osservate, l'osservazione può interferire più o meno intensamente e più o meno velocemente. Farò un esempio che percepisco avrà il potere di condurti a comprendere a livello intuitivo quello che vorrei trasmetterti. Anche se tu potessi attivare miliardi di microtelecamere fissate su ciascuna delle tue cellule pancreatiche per studiarne l'evoluzione, la comparsa di singole cellule cancerose, la loro autodistruzione e così via per mesi e mesi, non è detto che ti sorgerebbe un tumore al pancreas nell'arco di poche settimane a causa di questa interferenza osservativa. Quello che però io sento che tu stesso stai intuendo è che la probabilità di morire di tumore al pancreas dopo alcuni decenni di prosecuzione di questo morboso controllo si alza, forse di poco o forse di molto. Solamente che, quando l'effetto osservatore scatenerà la massa critica di aggregati di cellule cancerose che non è più in grado l'organismo di annichilire, dimostrando che era giusto il mio assunto, ormai si sarà superato il punto di non ritorno e poco varrà ormai cessare ogni osservazione. Semmai, quello è il momento in cui comincerebbe ad avere un senso osservarlo. E con il Sole? Siamo ancora privi di ogni indizio sulla nocività di questa condotta irresponsabile? Possiamo forse sostenere che nulla di preoccupante sia ancora mai accaduto? Sbagliato. Qualcosa è già accaduto. Solo che non te ne sei ancora accorto. Il Sole ci ha dato qualche indizio del fastidio che l'osservazione gli sta provocando. Solo che occorre la sensibilità profetica minore per cogliere questi segnali. Allora, facciamo un salto indietro per osservare queste strane coincidenze. Galileo mostrò la prima applicazione del telescopio nel 1609 a Venezia. Da quel momento, il Sole e le sue macchie sono state oggetto di osservazione.
Nel 1700 si è potuto misurare per la prima volta il loro numero. Anche se il numero di allora dovette essere molto basso. Infatti le macchie solari, proprio nel periodo tra il 1645 e il 1715, quasi scomparirono. E vi fu un periodo chiamato minimo di Maunder di 30 anni, durante il quale gli astronomi osservarono solamente 50 macchie, invece della loro media di 50.000 macchie. Questa attività solare fu contraddistinta da una minore irradiazione di calore verso la Terra, in occasione di quella che sarà poi chiamata la mini-era glaciale, caratterizzata da inverni particolarmente freddi, specialmente in Europa e in Nord America, ossia nell'Occidente, proprio dove i telescopi erano maggiormente diffusi. Nel 1709, proprio dopo 100 anni dalla prima esibizione pubblica di Galileo a Venezia, si registrò l'inverno più rigido della storia. E adesso? Con l'effetto serra in piena manifestazione, dovremmo forse preoccuparci di un'era glaciale? Beh, quel che è certo è che dal 2018 si è rilevato un nuovo azzeramento delle macchie solari, in anticipo rispetto alle previsioni che attendevano un minimo in arrivo nel 2022. Il Sole è apparso liscio, privo delle macchie solari e con la superficie piatta per la quarta volta in un anno, a dimostrazione che l'attività solare è in rapido calo. Secondo gli esperti, questo fenomeno starebbe a significare che il Sole sta diminuendo più velocemente la sua attività che nel corso degli ultimi 10.000 anni. L'ultima volta che le macchie solari scomparvero a un ritmo così rapido, infatti, si verificò la famosa era glaciale. Il meteorologo Paul Dorian ritiene che questo forte calo dell'attività solare potrebbe essere il segno che un'altra era glaciale sta arrivando. Il punto di vista di Dorian è supportato dalla ricerca guidata dalla professoressa Valentina Sarkov della Northumbria University, secondo cui l'era glaciale arriverà sulla Terra tra il 2020 e il 2050 con il 97% di probabilità. Ci stiamo dirigendo verso una profonda mini glaciazione, secondo l'astrofisico Percy Cobbin. Per i prossimi 20 anni ci saranno più cambi delle temperature estreme, aumenteranno le gradinate, aumenteranno i terremoti, aumenteranno gli eventi vulcanici estremi, le estati saranno scadenti e non c'è alcuna via d'uscita. Forse non ci sono vie d'uscita, ma perlomeno se evitassimo di peggiorare le cose cessando una buona volta di osservare morbosamente il sole, magari salveremo il salvabile. Prendete pure le mie parole al pari di una parabola di un profeta minore, privo di credenziali accademiche e con scarse pubblicazioni bibliche. Ma ricordate, anche quando si parla di previsioni apocalittiche, i profeti autorevoli hanno troppo da perderci in reputazione per esporsi. E anche i profeti minori, nel loro piccolo, qualche volta ci prendono. Il White Project aderisce alla campagna per l'abbandono dell'attività degli osservatori solari e invita gli scienziati che abbiano superato le barriere ed i pregiudizi verso un approccio di ricerca pura di frontiera privo di validità scientifica a supportare con la loro formazione e convalidare con soli argomenti ricavabili secondo il metodo scientifico questa battaglia per la salvaguardia della specie umana. Grazie.